Sono Adele Palumbo di Torino Cronaca. In seguito alla notizia della morte di Silvio Berlusconi, ho cercato di mettermi in contatto con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Dopo una serie di telefonate l'ho raggiunto in auto e di seguito potete ascoltare l'intervista integrale. Ma la prima domanda, spero di non offenderla, ma mi viene spontanea se non è contento oggi. Assolutamente no. Immaginavo. Speravo che vivesse in eterno per poterlo criticare in eterno. Ottimo. A parte che ormai dentro di me la sensazione che fossi immortale era molto forte, quindi la prima cosa che stamattina quando ho scoperto che non c'era più è stata di stupore, perché ormai c'eravamo abituati un po'. Sarà il fatto anche che era un po' uscito dai radar, no? Da un bel po' di tempo, quindi non era più un protagonista centrale, quindi eravamo, dopo tanti anni in cui è stato veramente al centro della politica, di tutto, insomma, dello sport, dei pensieri delle persone, era un po' che ne era uscito, no? Però da un lato ci pensavamo poco, dall'altro sotto sotto lo consideravamo immortale. Questo è vero. Beh, lei in questo momento, diciamo, l'Italia si sta proprio dividendo tra chi prova cordoglio, chi in qualche modo ne gioisce anche senza ovviamente... Come? Lo dicevo, in questo momento i commenti sono proprio divisi, spaccati in due, tra chi prova cordoglio e chi invece ricorda i conflitti, diciamo, avuti in vita con Berlusconi. Lei non gli ha mai risparmiato nulla, io adesso anche nello studio ho rivisto un po' di momenti salienti, quella famosa scena quando pulì la sedia, tra le cose... Ma sai, quando una persona muore, non è che cambia, certo. è semplicemente quello che era prima morto, quindi il mio giudizio su Berlusconi resta assolutamente intatto adesso che è morto. Chiaro. Non è che invece in Italia abbiamo sempre questa tendenza, no? Ma in Italia in generale anche le peggiori canaglie quando muoiono diventano buone. È molto vero. Tra l'altro, gli fanno un pessimo servizio i suoi devoti che lo trasformano in un santino, intanto perché lui non ha mai fatto niente per dipingersi come un santino, e in secondo luogo perché lui piaceva proprio perché era una canaglia. Se fosse stato un santarellino non avrebbe preso un voto. Vero. I suoi elettori lo volevano esattamente così com'era, quindi gli stanno facendo un pessimo servizio santificandolo. Lui si è sempre divertito e non ha mai nascosto la sua vera natura. Nascondeva i reati ovviamente per non finire in galera, ma per chi sapeva leggere le sue parole nei suoi occhi se ne vantava anche. Ma tra le tante cose che gli ha rimproverato negli anni, gli riconosce una virtù tra tutte, insomma? È la tenacia, ne ha passate tutti i colori dal punto di vista, diciamo, fisico, sanitario, giudiziario, politico. Gli hanno tirato il modellino del Duomo in faccia, rifatto 80 volte, insomma aspetta un attimo. Sì. Eccomi. No, dico, ha subito così tanti interventi che probabilmente non c'era più un millimetro quadrato della sua pelle che fosse quello originale, quindi era. Quindi diciamo che ne ha viste di tutti i colori nella sua vita, però era sempre lì, no? per tigna, per non darla vinta. E i suoi avversari. Quindi sicuramente una resistenza fisica e una tempra, diciamo, nervosa veramente ineguagliabile, una capacità di lavoro, di fare una marea di cose, insomma, scrivendo più volte la sua biografia ti rendi conto che nel bene e nel male, soprattutto nel male, ha fatto proprio tante cose, secondo me quasi tutte negative, però sono tante, è una biografia
che su persone, su comuni mortali potresti spalmare su 10, 20, 30 protagonisti. È vero. A proposito di protagonisti che restano, diciamo, anche se protagonisti forse oggi è generoso, Renzi è stato il primo a fare le condoglianze. Pensa che possa essere il suo erede in qualche modo? È quello che gli piacerebbe, lui è un Berlusconi che non ce l'ha fatta, quindi spera di ereditare. Pensa che leccando la bara i direttori di Forza Italia, che ormai non erano moltissimi, ma a lui basterebbero, visto che lui praticamente non ne ha, arriveranno da lui. Io credo che non ne sia per nemmeno uno, perché comunque... Beh, parlando di canaglie, lui... Ecco, Berlusconi non era un uomo che stava antipatico all'opinione pubblica. È vero. Renzi è il politico più antipatico agli occhi dell'opinione pubblica che si sia mai visto negli ultimi anni. Forse proprio per quella manovra che diceva prima, che cerca di dare un'immagine, non è la canaglia aperta che è dichiarata, insomma. A differenza di Berlusconi, che è un grande anche se nel mondo dei streaming, Renzi non è così una presidenza sua. Renzi è soltanto Renzi è un distruttore, ha distrutto il suo partito, ha distrutto il suo governo, ha distrutto altri governi. È un soggetto che distrugge e non costruisce, mentre Berlusconi si è dato un'immagine di costruttore, poi ovvio che ha costruito un sacco di roba, dall'edilizia alle televisioni alla carriera politica. Renzi e Berlusconi è durato 30 anni, Renzi è durato 3 anni in carcere. È chiaro. E quindi non sì, fa ridere, insomma, che sia il più leccaculo dei leccaculo di questo momento, ma tanto secondo me non la spaccia lo stesso. E mentre invece nel recinto di Forza Italia c'è un delfino, secondo lei? Assolutamente, è un partito destinato, secondo me, a consumarsi, a svuotarsi. Cercheranno tutti un rifugio là dove già volevano andare prima, ma non osavano andare per rispetto nei confronti di Berlusconi e anche per... diciamo il fatto che comunque per convenienza, no? Forza Italia comunque aveva un top di posti nati e quindi qualcuno che pigliasse ci voleva. Adesso che al tavolo non c'è più Berlusconi, ma c'è appunto qualche... Sento un po' male. Nel migliore dei casi Tajani, pensa un po', il peggiore Marco Cascina, è ovvio che cercheranno tutti di trasvolare verso Fratelli d'Italia, qualcuno verso la Lega, ma... Ok, quindi ci prevediamo una migrazione. Mentre invece, proprio in apertura, diciamo, di intervista, mi diceva che viene meno uno dei suoi bersagli preferiti politicamente, giornalisticamente. Ora si dedicherà a qualcun altro, c'è Meloni nel mirino in qualche modo, ma non è la... diciamo che una volta era il mio... dei miei bersagli preferiti. Adesso se andassimo a vedere ultimamente negli ultimi anni quante volte mi sono occupato di lui, sono veramente poche, insomma. Era a me diciamo gli avversari piace combatterli quando sono in vita, quando sono declinanti mi fanno anche un po' pena, insomma. No, certamente la verve che ci mettevo, l'impegno che ci mettevo quando Berlusconi comandava e faceva danni non solo a me ma all'Italia, insomma, ne ha fatti penso molti più all'Italia che non a me, tutto sommato non è che mi abbia pestato i piedi di tanto, non era una questione personale, anzi appunto dal punto di vista personale lo trovavo pure divertente, simpatico. Il dramma era che era Presidente del Consiglio, No, era parecchio tempo che non era più in cima né ai miei pensieri né ai miei articoli.
Il più delle volte me ne occupavo perché c'era qualcuno che cercava di riscrivere la storia e le sentenze per spacciarlo appunto per un innocente perseguitato, un santo, eccetera. Quindi mi toccherà riparlarne nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, perché ovviamente ci sarà di nuovo la gara di questi qua che faranno finta che le sentenze non sono esistite, che a casa sua era un mafioso travestito da stalliere, che non stava nella loggia P2, insomma, a negare l'evidenza, negheranno persino quello che ammetteva lui, perché poi gli sciocchi sono sempre più zelanti di quello che si aspetta il padrone, no? Quindi. È vero. Se mi concede ancora un minuto, vorrei fare un passaggio su Meloni invece, quindi un altro leader molto discusso, e mi concede anche una battuta. Lei spesso in varie dichiarazioni e interviste sottolineava come Berlusconi andasse a troie, mi perdoni anche il termine, ma insomma, giusto per essere chiara, me la ricordo. Ok, e invece Meloni, che ha questo gioco di parole con Atreju, la manifestazione politica che tutti gli anni tiene a Roma, insomma, un passaggio tra, c'è un passaggio di testimone adesso tra, nell'attenzione giornalistica da dedicare a Meloni rispetto a Berlusconi. Beh, certo, anche perché vabbè, sono due storie completamente diverse. Certo. La Meloni è una che fin da ragazzina faceva politica, sì. Berlusconi fin da ragazzina faceva i fatti suoi. La Meloni viene, diciamo, non è una miliardaria che si compra la politica. E Berlusconi è un miliardario che si è comprato tutto, compresa la politica. Dopo essersi comprato i giudici, i testimoni, la guardia di finanza, i senatori, le donne. E quindi sono due cose completamente diverse. Il passaggio del testimone, se così lo possiamo chiamare, è avvenuto quando è nato il governo Meloni e Berlusconi ha cercato di mettere uomini suoi nei posti che gli interessano, cioè nei posti che si occupano di giustizia e televisione. La Meloni dichiarò: non sono ricattabile. Era un modo per dire che stava cercando di ricattarla, come ha sempre fatto in tutto il mondo, in tutta la sua vita. Quello è il passaggio di testimone che segnala proprio la diversità antropologica tra il fondatore del centrodestra italiano e l'attuale leader della destra italiana. Con cui però non sarà morbido, immagino. Con cui però non sarà morbido neanche con lei, immagino. Ma io non lo sono nemmeno adesso, ma io sai, non ce l'ho con i politici così a prescindere. Certo. Io li giudico da quello che fanno. Quando la Meloni ha confermato ergastolo ostativo per i mafiosi, ho fatto tanti complimenti, ho detto che era, aveva cominciato bene. Purtroppo è rimasta finora l'unica cosa giusta che ha fatto, però se ne farà delle altre lo riconoscerò ben volentieri. Va bene, io allora la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato, gentilissimo. Ma di che, figurati. Va bene. Poi mandami domani magari l'articolo, io ti lascio la mia email perché non ho WhatsApp. Va bene. La mia email. Va bene. Grazie. Ancora, gentilissimo. Ciao. Un saluto. Ciao.